Bene, grazie a tutti per essere qui. Un ringraziamento particolare alla Ministra che sta dando così prestigio al risultato di questo progetto di ricerca che vede la compartecipazione di tre istituzioni, no? Due ministeri e un istituto di ricerca. E questo, diciamo, consente questo progetto di ricerca, con i risultati che a breve verranno presentati, di arricchire il patrimonio informativo sugli esiti dei diplomati. Questo è un progetto che sta andando avanti da qualche tempo e che vede quindi, diciamo, l'unione di banche dati di carattere amministrativo, in particolare l'anagrafe degli studenti del settore scuola del Ministero dell'Istruzione e la banca dati delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro. Presentiamo questi risultati in un momento particolare, che è quello tra l'altro delle iscrizioni, no? Quindi, diciamo, questo ci consente di, sulla base di una fotografia di quelli che sono degli esiti occupazionali, dei percorsi dei diplomati, di porci anche delle domande, no? Questa non è una fotografia che viene fatta e messa nel cassetto, ma consente anche di capire quelli che possono essere poi i percorsi successivi degli studenti in base all'orientamento che proviene dalla scuola. Non a caso la lettera che viene da Confindustria, no? Quindi ci poniamo in un momento in cui queste riflessioni... Ci butto io. Bene. Nella consapevolezza che quindi la scuola non può solamente fornire quella che è la conoscenza e la competenza, ma anche quelle che sono le abilità. Questo studio consente, diciamo, di aprire il varco a tutte quelle che sono, diciamo, le possibilità di incrocio di banche dati, anche per quanto concerne, diciamo, le novità introdotte nel decreto legislativo 33, quello sulla trasparenza, che con le modifiche apportate dal decreto legislativo 97 consente agli istituti di ricerca di accedere alle banche dati e di utilizzare i dati in maniera pressoché individuale, insomma, quindi avere la conoscenza del dato puntuale. Io mi fermo qui, mi limito a questa breve introduzione perché so che la Ministra deve andare via. E che voglio ascoltare invece la presentazione dei dati. Ah, bene. Siccome invece voglio ascoltare la presentazione dei dati, voglio fare... È tagliato, se devi riprenderla, però no, io invece ci tenevo ad essere qui oggi, anche se, diciamo così, ho delle giornate complicate, mi fermo qui nel dirlo, però considero particolarmente importante quello che viene oggi presentato qua. Guardate, è importante non soltanto per i dati che ascolteremo, ma quello che qui viene oggi rappresentato, e quindi ringrazio il mio Ministero, ringrazio il Ministero del Lavoro, ringrazio la Fondazione Agnelli e tutti quelli che sono qui oggi, perché si fanno vorrei fare tre considerazioni. La prima: una banca dati, diciamo un incrocio di dati trasparente che mette nella condizione di saper leggere bene cosa sta avvenendo, questo è già di per sé una necessità di una opzione politica e di scelte politiche. Senza i dati, senza un monitoraggio, senza la conoscenza del reale, anche il decisore politico non è nella condizione di orientare correttamente, in modo trasparente, la sua scelta. La seconda cosa è perché io penso che da questo punto di vista anche l'incrocio che abbiamo dato e che avete dato dei dati che qui vengono presentati dimostra che c'è un'attenzione, una serietà esattamente di un sistema paese con le sue caratteristiche, una fondazione, due ministeri che scelgono esattamente non di tenere solo per sé dei dati ma di saperli incrociare. E l'incrocio dei dati è un altro degli elementi secondo me importanti per rendere molto più autorevole la stessa analisi fatta. Tre, guardate, affrontiamo un tema che dovrebbe essere sempre di più caro all'insieme del Paese. I dati che qui vengono forniti sui percorsi dei diplomati tecnici in professionali, secondo me pone un tema di straordinaria attualità politica nella decisione dei decisori politici. Tre punti. Primo, è a monte di una scelta che abbiamo fatto
con uno dei decreti legislativi della buona scuola, quindi questo voglio che sia chiaro già nell'informazione che diamo, che però ha già puntato a qualificare di più, a incrociare di più i percorsi di istruzione e di formazione professionale tra ciò che viene fornito dalle regioni, dagli istituti statali, incrociando anche delle possibili sperimentazioni. Credo che voi abbiate tutti visto il decreto legislativo e la sua attuazione, con anche l'accordo con tutte le regioni italiane, che può anche consentire una sperimentazione sui 4 anni anche per rilasciare il diploma, abbastanza in linea, dico abbastanza perché su questo secondo me sempre di più dovremmo fornire indicatori anche su questo necessari alla discussione pubblica e al decisore politico, in linea con le modalità di rilascio dei diplomi di questa natura a livello europeo. Seconda considerazione, penultima considerazione, noi abbiamo un gap che va assolutamente superato nel valorizzare i percorsi di formazione esattamente di diplomati di istituti professionali e tecnici, se vogliamo davvero investire anche sui percorsi che sbloccano anche le scelte successive nel rapporto con l'alta formazione e con l'università. Poi mi fermo perché poi i dati verranno presentati, ma guardate, questo è un altro punto importante. Noi dobbiamo sbloccare alcune rigidità nei passaggi che ci sono, il che implica una responsabilità maggiore nei contenuti e nella qualità dei contenuti formativi. Chiudo con questa dichiarazione inaccettabile del presidente di Confindustria di Cuneo. Guardate, il messaggio è sbagliato verso le imprese, è sbagliato verso gli studenti e le studentesse, è sbagliato verso le famiglie, perché vuol dire non dare consapevolezza e anche corretta informazione ai processi che sono in campo, che devono riguardare sia il percorso formativo, quindi le responsabilità di questo ministero, sia le responsabilità del Ministero del Lavoro, ma anche le responsabilità complessive dell'economia reale. Se non si comprende che noi dobbiamo sempre di più immettere conoscenza e anche saper fare, ma conoscenza costante, cioè quello che noi chiamiamo imparare costantemente, con un rapporto anche costante di formazione e di apprendimento permanente, noi in realtà stiamo dicendo, se dovessimo seguire quell'esempio, a dei ragazzi: guardate, oggi mi serve esattamente quella tipologia di abilità, senza guardare dopo domani che cosa serve. Questo è l'errore, il limite è lì, non perché ci sia una svalorizzazione, che non deve esserci, ovviamente, del lavoro industriale, del lavoro tecnico, di alta specializzazione operaio, ma è esattamente il rapporto, diciamo, molto antico che è sbagliato, che vede un pezzo, diciamo così, di percorso di formazione che si fa e poi però vai subito al lavoro, non perché non devi andare subito al lavoro, ma la modalità con cui tu invece anche nel lavoro devi proseguire con elementi di conoscenza, di formazione, quindi di apprendimento permanente, è uno dei temi fondamentali dell'oggi, anzi, se mi posso permettere, di ieri, della nostra società italiana da un punto di vista proprio concreto dei numeri, dell'oggi e del domani. In questo c'è un errore di analisi e di visione anche della prospettiva. Quindi non voglio usare una parola che sarebbe impropria, però guardate, se in una realtà importante, significativa come quella di Cuneo, non si danno messaggi corretti anche dal punto di vista del sistema delle imprese, quindi di chi giustamente produce lavoro e occupazione, ma diciamo con un limite da questo punto di vista, secondo me noi facciamo un danno. La lettura dei dati di oggi in realtà ci consegna esattamente una responsabilità diversa. Quindi vi ringrazio soprattutto loro, e sono in attesa di ascoltare anch'io, anche se avevo già visto i dati. Ministro, sì. Per non togliere spazio alla lettura del rapporto, io volevo fare solo due considerazioni. Come è stato detto dalla dottoressa Barbieri e dal ministro, questo progetto ci deve prima di tutto a noi insegnare qualcosa, e la trasparenza deve essere alla base della collaborazione interistituzionale. Ormai la conoscenza del dato e l'utilizzo del dato non può prescindere dall'attività ordinaria.
io credo che non possiamo fare a meno per programmare le nostre attività, fare a meno del dato che produciamo per altri scopi. Il dato amministrativo nasce per gestire adempimenti, ma ha delle potenzialità di conoscenza fortissimo. La seconda è quella della inevitabile collaborazione interistituzionale, che significa fare insieme le cose, le stanze, la trasparenza significa anche aprire le stanze tra noi colleghi delle istituzioni, e questo ancora una volta il dato ci impone questa attività. La terza che rispetto a quello che il dato ci può dare, che questo progetto ci può dare come altri, serve non soltanto a noi, io credo non soltanto ai policy maker, ma anche alle imprese in questo caso, perché ci dice dove sta andando il mercato e ci dice quali sono gli interventi anche a livello imprenditoriale a cui dobbiamo preparare i nostri ragazzi. Un'ultima considerazione che la volevo fare rispetto alle comunicazioni obbligatorie: qualcuno dice che sono la mamma e me ne vanto. Però da 10 anni questo sistema funzionante in Italia è forse l'unico a livello così di microdato, di informazione presente in Europa. Ci sono altri esempi, ma in Europa non c'è un sistema che registra tutti i movimenti del mercato del lavoro da quando nasce un rapporto di lavoro a quando finisce. E questo rispetto alle dinamiche occupazionali è importante, perché abbiamo anche altre banche dati del lavoro presso l'Istituto di Previdenza Sociale come di altri, ma questo registrando il flusso ci riesce a far dire, a capire come sta andando il mercato, e soprattutto in un momento di crisi come quella speriamo che abbiamo vissuto, la cominciamo a parlare con il passato prossimo, cioè ci dà informazioni ancora più pregnanti. Quindi io credo che questo deve essere valorizzato. Una considerazione non piccata ma negativa, che la dico per prima a me, la collaborazione interistituzionale non deve esaurirsi con la fornitura del dato, ma bisogna lavorare insieme per leggere insieme i fenomeni. E ora mi ascolto anch'io l'apporto. Grazie. Grazie ovviamente alla Ministra Fedeli. Intanto per averci dedicato tempo in una situazione appunto di campagna elettorale, quindi possiamo capire con i suoi impegni, oltre a quelli istituzionali, un'agenda pienissima, e grazie appunto a entrambi i ministeri per aver favorito questa congiunzione non solo di dati ma anche di capacità di analisi fatte insieme. Io lascerei la parola a Mario Mezzanzaniga, che è professore all'Università Bicocca e direttore del CRISP, con cui abbiamo una lunga ormai consolidata collaborazione come Fondazione Agnelli. Noi arriviamo, diciamo, da occuparci del mondo della scuola, mentre il CRISP ha un'expertise particolare nell'analisi del mercato del lavoro, e quindi abbiamo, come dire, anche in questo caso abbiamo congiunto, diciamo, due competenze. Comincerò a raccontare il tipo di indicatori che abbiamo osservato, poi riprendo la palla e, diciamo, chiudo la presentazione. Grazie, anch'io ringrazio dell'invito e soprattutto della disponibilità che è stata data nel fare questo lavoro, che, come è stato detto, è sicuramente unico anche in Europa, cioè non esistono oggi, a mia conoscenza, non so vostra, delle realtà simili europee. Io lavoro con molti colleghi a livello europeo su questi temi, che hanno questa capacità di arrivare alla profondità di conoscenza su tutto il mercato nazionale, così come abbiamo noi, e con la possibilità di articolare i dati poi fino a livello provinciale. E questo è una cosa, credo, molto importante, perché da un punto di vista, io volevo introdurre questo intervento dicendo quali sono i fattori che ci hanno mosso il contesto nel quale siamo e che ci hanno mosso in questo lavoro, e provo a dirlo con due cose molto semplici per poi passare all'esame dei dati. Se dovessi definire che cosa caratterizza la società odierna, direi che è la velocità del cambiamento, in una frase molto sintetica. E la velocità del cambiamento significa che non possiamo più, appena ci giriamo indietro, le cose sono mutate. E quindi questo vuol dire che se vogliamo conoscere la realtà dobbiamo avere un dato
puntuale, quello che oggi si dice in termini tecnici in real time, per poter guardare indietro, guardare lo stato attuale e guardare cosa potrebbe succedere nel futuro. Questo è un pochino quello che nella letteratura scientifica oggi va sotto il nome di Big Data, perché i Big Data, che chiaramente definiscono la società odierna, hanno un nuovo paradigma di approccio allo studio dei fenomeni, che è stato definito da molti studiosi come un lasciar parlare i dati. Mentre prima si cercavano delle domande e poi si andava a costruire i dati per rispondere, oggi abbiamo la possibilità di lasciar parlare i dati e cercare di, facendo parlare i dati, aumentare la nostra capacità di domandare e conseguentemente aumentare la nostra conoscenza dei fenomeni e quindi poter arrivare a prendere decisioni che siano sempre più capaci di rispondere ai bisogni della nostra società, quindi delle persone, delle famiglie, delle imprese e della società tutta in genere. E questo è un approccio che abbiamo usato, adesso ve lo racconterò nei dati, perché il nostro studio non definisce degli indicatori su standard in generale, ma definisce degli indicatori perché abbiamo osservato che cosa succede, da lì abbiamo costruito degli indicatori. E questo è interessante perché vuol dire, proprio rispetto a quello che ho detto poco fa, che questi potrebbero cambiare nel tempo. Ed è un fatto, secondo me, innovativo nel guardare la realtà, perché non è la staticità che caratterizza oggi la nostra società, ma è la dinamicità, è la velocità. E quindi anche poter osservare la realtà e costruire degli indicatori dai dati e poterli modificare e renderli dinamici nel tempo significa poter creare le condizioni di osservazione reale di quello che accade. E allora cercherò adesso di dare evidenza di questi dei primi passi, poi Andrea approfondirà altri aspetti, che abbiamo fatto in questo studio. Sì, questo. Allora, prima di tutto la popolazione di cui stiamo parlando. Sostanzialmente noi siamo davanti al fatto che ogni anno oltre 235.000 persone scelgono l'istruzione tecnico-professionale dopo il ciclo di studi delle scuole medie, delle scuole primarie. Poi abbiamo oltre 43.000 che optano per l'istruzione della formazione professionale regionale. E questa è un po' la popolazione che abbiamo come riferimento. Noi abbiamo osservato, poi lo dirò meglio, 3 anni. Quello che succede è che sostanzialmente, nella slide lo vedete, 1 su 2, il 53,4%, sceglie i licei e tutti gli altri scelgono istituti tecnici e professionali. Quindi uno studente su 2 approccia agli studi tecnici e professionali. Questo è già un fatto interessante perché noi abbiamo assistito al fenomeno della liceizzazione fino a pochi anni fa, che sta invece trasformandosi oggi nella scelta delle scuole. Dopo il diploma, le persone che scelgono istituti tecnici e professionali, solo il 30% sceglie di andare all'università. E in particolare di coloro che frequentano istituti tecnici, sono il 39% che scelgono di proseguire gli studi universitari, di coloro che frequentano istituti professionali il 14% frequenta l'università. Questo 70% che ha scelto il lavoro sostanzialmente ci pone delle domande che abbiamo cercato, che abbiamo innanzitutto riscoperto dai dati e ampliato guardando i dati. Domande come queste persone troveranno lavoro, se la transizione dallo studio al lavoro avviene o avverrà senza intoppi, quanto tempo attenderanno per ottenere un primo contratto, perché abbiamo osservato i dati relativamente a un primo contratto. E qui faccio un'osservazione di carattere metodologico,
che mi riporta quel lasciar parlare i dati. Significativo. In cosa consiste la parola significativo di un contratto? Perché noi sappiamo che un contratto può avere la durata da un giorno ad essere un contratto permanente e che un contratto permanente si può interrompere anche dopo due giorni, perché la persona cambia. E i casi, guardando i dati, sono estremamente vari e ampi. Ecco, noi abbiamo identificato dai dati che i 30 giorni rappresentano sostanzialmente un valore minimo di significatività contrattuale. Quindi abbiamo guardato dai dati proprio le persone che hanno almeno un contratto di 30 giorni per dire che hanno un contratto significativo, 30 giorni solari in questo caso. L'altro tema fondamentale, che certamente è un punto importante di collegamento tra istruzione e lavoro, è se le persone che hanno affrontato certi tipi di studi affrontano lavori che sono in linea col loro percorso di studi, oppure no. Altro dato estremamente rilevante che emerge è la frammentarietà o la possibile frammentarietà dell'attività lavorativa successiva al percorso di studi. Ecco, noi abbiamo osservato una coorte di sostanzialmente 547.000, e qui è la puntualità che diventa anche quasi ragionieristica drammaticamente, 853 diplomati negli anni scolastici 2011-12 fino al 2013-14. Ci siamo fermati qui non perché non abbiamo il dato attuale, ma perché se vogliamo guardare i due anni dopo diventa complicato poter osservare i diplomati. Non abbiamo il tempo, dobbiamo dare anche il tempo di fare un percorso di due anni. E qui l'altra cosa che prima è stata citata e che io personalmente da tanti anni che lavoro nell'analisi dei dati ho sempre desiderato, questo devo dire che prima dicevo a Grazia Strano che sono rimasto colpito, ma l'ho sempre detto anche ad Andrea, che siamo riusciti, quasi non ci speravo che riuscissimo a mettere insieme questi dataset. Devo dire la verità, però è stato voluto, e questo, come diceva la Ministra poco fa, è una scelta politica importante sulla quale io mi trovo schierato perché è il mio lavoro, devo dire, oltretutto, no? E quindi ho apprezzato tantissimo. E quindi qui c'è l'anagrafe degli studenti MIUR che ci dà la banca dati dei diplomati, l'anagrafe ci dà gli iscritti all'università. Abbiamo le comunicazioni obbligatorie che ci danno i flussi di ingresso e uscita del mercato del lavoro con un livello di dettaglio tutti molto elevato, e questo ci pone nelle condizioni, nell'integrazione con le dovute attenzioni all'anonimato, perché i dati sono stati criptati con codice di criptazione irreversibile all'origine, però ci dà la possibilità di guardare i singoli individui. Quindi noi stiamo parlando non di un'indagine campionaria, ma della totalità della popolazione, quindi censuaria in questo caso. E questo è molto interessante perché rappresenta addirittura l'idea di un censimento fatto con i dati amministrativi. E questo è un per chi si occupa di queste cose come me, è un cambiamento d'epoca, è un valore infinito di conoscenza e di risorse anche economiche che normalmente vengono spese per fare altri tipi di indagini. Vediamo dove siamo arrivati, quali indicatori abbiamo potuto costruire. Abbiamo costruito una serie di indicatori, innanzitutto gli occupati, anche qui, come dicevo poco fa, gli occupati sono definiti da coloro che non sono immatricolati all'università, che hanno lavorato per almeno 180 giorni, quindi 6 mesi nell'arco di tempo considerato. Questo numero dei almeno 180 giorni viene dall'osservazione di tutte le persone e della loro distribuzione dei giorni lavorati. Quindi andando a vedere i decili della distribuzione abbiamo visto che c'è un momento che è il 180 giorni che fa una separazione. Quindi questo indicatore è un indicatore che nasce dal dato, è questo che può cambiare nel tempo. Questo è molto interessante perché parliamo tutti e sappiamo tutti che i contratti hanno durate diverse, si prorogano
e quindi abbiamo tenuto conto proprio della realtà per costruire l'indicatore. Questo è un valore, certamente, che ha anche a che fare poi con fenomeni legati alla congiuntura, no? Che non è banale. Noi siamo nei dati analizzati in una congiuntura particolarmente negativa, partiamo dal pieno della crisi economica fino ad arrivare alle prime uscite dalla crisi economica. I sottooccupati sono coloro che invece lavorano, non immatricolati all'università, e che lavorano fino a 180 giorni nei due anni successivi al diploma. Poi abbiamo gli studenti lavoratori identificati nell'integrazione delle due anagrafe, quindi persone che lavorano e nel contempo frequentano l'università. Molto spesso siamo andati a vedere, fanno lavori saltuari. Però anche questo è molto interessante, perché sempre di più troviamo persone che fanno lavori saltuari sia per cominciare a capire che in università che cos'è il mercato del lavoro, sia per sostenersi agli studi universitari. Studenti diplomati immatricolati all'università per i quali non risulta nessun rapporto di lavoro, e poi c'è la fascia di persone che non vengono intercettate. Questa fascia di persone che non vengono intercettate sono prevalentemente dei persone che sono né all'università, quindi non studiano e non lavorano, sono i cosiddetti NEET. Prevalentemente sono questi, perché oltre a questi abbiamo proprio l'altro punto che sarebbe interessantissimo avere, sono gli iscritti alle scuole, i percorsi professionali regionali, per capirci, che mancano in questi dati. Però sappiamo che quantitativamente sono un numero rispetto al numero trattato, che è del 1,4%, quindi è un numero risibile rispetto al valore di cui stiamo parlando, e la maggior parte quindi degli altri sono proprio NEET. E abbiamo creato a questo punto un indice di occupazione che è dato dal rapporto tra gli occupati rispetto alla totalità della popolazione che ha a che fare col lavoro, quindi gli occupati, i sottoccupati e coloro che invece non lavorano, che potenzialmente farebbero parte della popolazione lavorativa. Che cosa abbiamo calcolato poi a due anni? Degli altri indicatori importanti. Il primo è il tempo d'attesa per la prima occupazione significativa. Dopo vi diamo un quadro dei numeri e poi il rapporto che sarà disponibile, poi Andrea entrerà più specificatamente. Sto facendo alcuni passaggi per capire della potenzialità di cui stiamo parlando in questo momento. Il tempo di attesa per la prima occupazione significativa, anche questo l'abbiamo estratto dai dati. Siamo partiti dal mese del primo settembre a calcolarlo, perché un diplomato a metà luglio non cerca lavoro fino al primo settembre, sarebbe un tempo morto molto spesso, oppure dei lavori minimi che vengono sviluppati. L'attività vera l'abbiamo calcolata dal primo settembre. E qui siamo andati proprio a vedere quand'è che dal primo settembre entra un primo contratto significativo di lavoro, quindi superiore ai 30 giorni per le diverse popolazioni osservate. E poi l'altro tema molto importante, di cui poi vi darò un accenno, è che la distanza del lavoro dal luogo di residenza, perché prendendo come riferimento la scuola e prendendo come riferimento il dato del primo impiego lavorativo di cui conosciamo il comune, siamo in grado di calcolare la distanza da scuola a lavoro. E questa è una proxy della più o meno facilità di trovare lavoro vicino a casa piuttosto che no. Abbiamo poi fatto delle fotografie andando a osservare quello che è la tipologia di contratto a due anni dal diploma, quindi andando a dividerli sinteticamente in contratti permanenti e temporanei, dove i permanenti comprendono l'apprendistato e il tempo indeterminato, i temporanei il tempo determinato, la somministrazione, il contratto a progetto, i tirocini e altre forme di inserimento nel mercato del lavoro. L'altro dato estremamente importante che riguarda la qualità, una delle domande che prima ho posto, che ci siamo posti, è il concetto di coerenza della qualifica a due anni dal diploma, cioè
faccio un certo tipo di scuola, prevede un certo tipo di preparazione professionale, vado a fare quel lavoro o no, se è coerente con gli studi fatti. La coerenza con gli studi è stato un lavoro molto importante, perché noi abbiamo preso sostanzialmente tutte le previsioni del Ministero in uscita di ciascun percorso scolastico e siamo andati a vedere nelle qualifiche professionali al quinto livello dell'Istat, quindi con un livello di elementarietà elevato, stiamo parlando di quasi 5.000 professioni possibili, la corrispondenza tra la qualifica raggiunta nel contratto di lavoro e quella che era la qualifica prevista in uscita, o le qualifiche in uscita, sono più qualifiche in uscita, e abbiamo davanti una numerevole possibilità di figure professionali. E qui abbiamo siamo arrivati a ripartire quello che è la coerenza, identificando tre aspetti di cui parlerò tra poco. Poi abbiamo osservato quelli non coerenti e i trasversali. Anche questo, il concetto di trasversalità l'abbiamo introdotto perché esistono alcune qualifiche in assunzione che non sono, potrebbero essere congruenti o non potrebbero essere. Se uno fa un istituto tecnico e fa degli studi tecnologici, potrebbe andare a lavorare come commesso in una realtà che si occupa di tecnologia e vende tecnologia e quindi essere coerente con gli studi fatti, ma potrebbe invece fare il commesso di un bar e questo non sarebbe coerente. Quindi questa, non essendo la figura professionale così ben dettagliata, abbiamo inserito il concetto di trasversalità. Questo per dare proprio l'idea di una capillarità. Provo adesso a entrare in alcuni principali indicatori molto velocemente. Cosa succede sostanzialmente di questo 70% che si muove verso il mercato del lavoro? Circa il 28% dei diplomati tecnici e professionali ha lavorato per almeno 6 mesi, quindi l'occupazione è per circa il 28%. Abbiamo una quota quasi equivalente sostanzialmente di NEET, come dicevo poco fa, che è il 27,4%, e poi abbiamo un 14,7% di rapporti sartuari, quindi quelli che entrano nel concetto di frammentarietà. L'indice d'occupazione, il grafico mostra i valori di tutte le classi che abbiamo osservato, occupato, sottoccupato, vedete che gli studenti sono il 21,5% e studenti lavoratori abbiamo un 8,6%. L'indice di occupazione che abbiamo calcolato è sostanzialmente pari al 40%, è il 39,8%. Con un tempo d'attesa invece nell'inserimento al primo contratto significativo, quindi di almeno 30 giorni, che è pari a 263 giorni solari, mediamente su tutto il territorio nazionale sto parlando in questo momento, e una distanza media da casa lavoro di 40 chilometri. È chiaro che questo è un dato medio, il dato medio ci dà alcune informazioni, ma come prima abbiamo detto possiamo scendere molto più nel dettaglio. Quelli che vi faccio vedere ora sono esempi di discesa nel dettaglio, anche se per ragioni di sintesi in un evento come quello che stiamo facendo non abbiamo tempo di scendere proprio in tutti i numeri, ma il rapporto li rappresenta tutti, dà delle tabelle anche statistiche finali che sono molto interessanti per interpretare il fenomeno. Questo primo è sull'indice di occupazione. Cosa succede nell'indice di occupazione? La colorazione dal più chiaro al più scuro dice le quantità in gioco. Sostanzialmente noi abbiamo un indice di occupazione che oscilla dal 61% del Veneto al 22% della Campania e della Calabria. E qui vedete lo spaccato delle province. Perché il dato è rappresentato fino a livello provinciale? Il dato provinciale diventa molto interessante perché questo gap tra nord e sud che era prevedibile, no? Però è presente anche con delle discontinuità in alcune regioni del nord. Se guardiamo il Piemonte appare abbastanza evidente che esistono alcune province piemontesi che non hanno quel valore blu scuro che appare. Quindi
Cuneo sì, Cuneo sì, se vogliamo. Oggi non vogliamo parlare di Cuneo, cioè penso che siamo su un dato nazionale in questo momento, con la sua articolazione provinciale, ma non vogliamo fare degli esempi su Cuneo. L'altra cartina che vi rappresentiamo è quella del tempo di attesa al primo contratto, e qui vedete che cambiano, perché nelle regioni del sud abbiamo un 312 a 349 giorni, e nelle regioni del nord il tempo d'attesa è da 184 a 231, con sempre delle diversità in alcune province. L'altra cartina è la distanza del lavoro da casa. Ecco, questa distanza del lavoro da casa anche qui riflette un pochino l'andamento precedente, cioè esistono delle realtà del sud in cui la distanza va dai 60 ai 118 chilometri mediamente, mentre nelle regioni del nord siamo tra i 16 e i 22 chilometri, o alcune, meglio dire, province del nord, certamente concentrate poi in alcune regioni. Questo concetto di distanza è particolarmente interessante perché sono andato a vedere, adesso non era presentato qui, andate a vedere quello che è questa distanza chilometrica. Abbiamo provato a prendere un numero che è over 70 chilometri, perché l'over 70 chilometri sono già un tempo entro cui poi in alcuni territori, visto anche le difficoltà di spostamento, uno non riesce a farlo in giornata. Ecco, questo è un po' il concetto. E qui abbiamo dei dati molto interessanti, perché il nord incide per il 5% della popolazione, nel nord, questo oltre 70 chilometri, nel centro siamo al 7% e al sud siamo al 15%. Quindi vuol dire che questo fenomeno della difficoltà anche nel raggiungimento del posto di lavoro o nel ritrovare un posto di lavoro lontano da casa è un fatto estremamente rilevante. E sostanzialmente mostra tutti i problemi. Molto velocemente, su questa slide, poi lascio la parola ad Andrea. Coerenza tra occupazione e titolo di studio. Questo l'abbiamo detto, ma è una cosa molto importante. Se guardiamo i dati adesso della coerenza, vediamo che il 34% risultano essere coerenti, il 14,4% sono trasversali, quindi è ambigua la coerenza, possiamo dire così, non è definita fino in fondo, ma abbiamo un 51,3% di non coerenza rispetto alle qualifiche professionali. E questo pone evidentemente delle domande relativamente al fatto che il rapporto tra competenze formate nel percorso di studi sia coerente con quello che è il mercato del lavoro, se esistono rapporti col tessuto produttivo, soprattutto in questi ordini di scuola, che facilitino la possibilità di rendere sempre più un legame tra impresa e scuola, e poi l'altro tema invece è un problema di orientamento, quindi se si è capaci al termine dell'istituto, io credo che questo sia uno dei più importanti, cioè se tutto il tema dell'orientamento post diploma può essere gestito in modo più efficace per il successo dei giovani all'interno del mercato del lavoro. Grazie e lascio la parola. Grazie, cambiamo, ti spiace? No, assolutamente. Così continuo. Ok, veniamo adesso alla tipologia di contratti. Avete visto uno su due fa un lavoro coerente con gli studi intrapresi. Per quel che riguarda la tipologia contrattuale, anche questo è un dato interessante che riusciamo a ottenere dalla banca dati. Vedete come sostanzialmente, di nuovo, uno su due, 50%, abbia a 2 anni dal diploma, quindi la fotografia è presa a 2 anni dal momento del diploma tecnico o
professionale abbia un contratto di lavoro permanente, dove permanente può essere a tempo indeterminato oppure di apprendistato, che come sapete conduce a l'assunzione a tempo indeterminato. L'altra metà dei ragazzi e delle ragazze invece ha un contratto di lavoro temporaneo, sostanzialmente. Devo dire che, tenuto conto che guardiamo a quella che è stata di fatto la peggior congiuntura italiana del dopoguerra, siamo proprio immersi, diciamo, nel periodo peggiore, tutto sommato, personalmente, non so se Mario concorda, ma è un risultato tutto sommato apprezzabile il fatto che un diplomato su due abbia un contratto di lavoro di tipo permanente a distanza di 2 anni. La cosa interessante dell'esaminare 3 generazioni di diplomati ci permette anche di fare un lavoro un po' complesso, cercherò di chiarirvelo dal punto di vista di queste analisi cosiddette di coorte, ci permette però di vedere cosa è successo con l'effetto di 2 grandi riforme che sono del mercato del lavoro che sono arrivate in questo periodo. La prima è, diciamo, la riforma Fornero dell'apprendistato e la seconda è il Jobs Act. Allora, i primi diplomati che osserviamo, quelli di giugno 2012, sono stati investiti, noi li osserviamo per 2 anni, quindi a partire da settembre 2012 a settembre 2014, e vedete la linea alta, quella più scura, praticamente sono stati interessati dalla riforma dell'apprendistato, ma non dal Jobs Act. Quelli del 2013 sono stati largamente investiti in pieno dalla riforma dell'apprendistato, che inizia all'inizio del 2013, ma solo marginalmente negli ultimi 4 mesi alla riforma del Jobs Act, che ricorderete, diciamo, l'incentivo, in realtà il Jobs Act si compone di 2 parti, l'incentivo, la decontribuzione inizia 1 gennaio 2015, il contratto a tutele crescenti inizia il 7 marzo del 2015. C'è in platea una giuslavorista come Lucia Valente, quindi devo fare attenzione. I diplomati del 2014 invece, al contrario, ricevono solo nei mesi iniziali l'impatto della riforma Fornero, mentre sono investiti per ben 20 mesi su 24 dal Jobs Act. E questo ci permette di capire sostanzialmente come gli andamenti occupazionali dei diversi diplomati negli anni variano a seguito degli interventi di natura legislativa, che è un modo per far capire come questi dati ci permettono anche di, in un certo senso, cominciare a misurare l'impatto delle riforme del mercato del lavoro. Allora, intanto vediamo come sostanzialmente la situazione delle 3 generazioni, delle 3 corti di diplomati. Vedete come sostanzialmente ci sia una forte crescita fino a, diciamo, al primo anno prospettive di occupazione. La cosa interessante è che la generazione dei diplomati 2014, quindi quelli investiti dal Jobs Act, effettivamente cresce un po' di più rispetto alle 2 generazioni precedenti. Quindi possiamo dire che abbiamo qualche evidenza che effettivamente l'introduzione del Jobs Act porta a un aumento occupazionale che è commisurato al 5,5% dei giorni lavorati, che quindi cumulati sono quasi 8 giorni sull'anno. Quindi un pochino di effetto che vedete soprattutto, diciamo, dopo il 12° mese si vede sostanzialmente. Vedete che anche la coda dei diplomati del 2013, quelli, diciamo, che ricevono il Jobs Act negli ultimi 4 mesi, effettivamente la pendenza della crescita è un pochino più accentuata rispetto alla generazione precedente. Quindi qualche evidenza che complessivamente la riforma abbia portato, per una categoria, ripeto, non per tutta la popolazione, per la categoria dei diplomati, istituti tecnici e istituti professionali, abbia avuto un effetto positivo. Cosa succede ai contratti temporanei? Invece i contratti temporanei sostanzialmente seguono un pattern molto simile per tutte e 3 le generazioni. Non ci sono scostamenti degni di nota. Vedete come tendenzialmente tendano alla percentuale di contratti a tempo determinato,
che inizia fra intorno al 75% dei contratti complessivi, scende, ma scende con regolarità sostanzialmente nell'arco dei 2 anni per tutte e 3 le categorie. Quindi qui non osserviamo un effetto né della riforma dell'apprendistato né dell'introduzione del contratto di tutele crescenti e connessa decontribuzione. Cosa succede all'apprendistato? E qui comincia a essere, diciamo, osservare dell'evidenza molto più netta. Vedete, la linea azzurra, quella più alta, sono i diplomati della corte intermedia, quella che è stata pienamente investita dalla riforma Fornero, quindi a partire dal 2013. Vedete come l'apprendistato praticamente salga in maniera quasi parallela, quindi la quota di occupati con contratto di apprendistato diventa, che ricordo, diciamo, qui parliamo di apprendistato professionalizzante, quindi sostanzialmente si applica dai 18, 17 in alcuni casi, ai 29 anni, sale nettamente. Quindi sicuramente la riforma dell'apprendistato ha portato per i diplomati del 2013 rispetto alle diplomati degli anni precedenti e anche successivi, come vediamo, un forte aumento dell'apprendistato. Quelli del 2014, quelli della riforma del Jobs Act, invece, torniamo a livelli di quote di apprendistato sostanzialmente molto più bassi e molto più simili a quelli, diciamo, alla prima generazione, che usiamo un po' come benchmark, come punto di riferimento. Quindi possiamo dire che nel 2013 osserviamo un aumento dell'apprendistato, nel 2014, come con l'ingresso del Jobs Act, si riduce l'apprendistato. Quindi il Jobs Act sostanzialmente non provoca una forte riduzione dei contratti a tempo determinato, ma porta a una riduzione dell'uso del contratto di apprendistato, banalmente perché il Jobs Act ha una serie di convenienze per le imprese, diciamo, ovviamente la decontribuzione, ovviamente non c'è l'obbligo di formazione, eccetera, rispetto all'apprendistato. Sappiamo, non è campo di questa analisi, sappiamo dai dati per esempio del Veneto che adesso con la riduzione della decontribuzione sta tornando invece su molto l'uso dell'apprendistato. Quindi vedete come effettivamente gli interventi legislativi abbiano avuto degli effetti chiaramente riconoscibili sul mercato del lavoro. Infine, cosa succede ai contratti a tempo indeterminato? A questo punto dovrebbe essere sufficientemente ovvio. Vedete come per i diplomati del 2013 che hanno solo nella coda finale Jobs Act comincia a salire rapidamente la quota di contratti a tempo indeterminato, mentre quelli del 2014 sono già dal 1 gennaio interessati praticamente di fatto al Jobs Act e poi alla decontribuzione e poi da marzo al Jobs Act, quindi vedete come la quota di tempo indeterminato si impegna e quindi uno degli obiettivi del Jobs Act, che era l'aumento della quota di contratti a tempo indeterminato, aumenti nettamente. Quindi sostanzialmente aumento del contratto a tempo indeterminato, non segni aumento dell'apprendistato dopo la riforma Fornero, che però come dire, viene in parte rimangiato, se posso usare questo termine, con l'introduzione del contratto a tutele crescenti, e sostanzialmente non grandi segni, non grandi effetti invece sulla quota di contratti a tempo determinato. Un'altra parte di analisi che abbiamo condotto, ed è la parte finale, riguarda cercare di capire quali sono le caratteristiche invece dei diplomati che determinano un aumento o una diminuzione della probabilità di trovare lavoro. Cominciamo, ahimè, da una nota dolente, che è quella delle differenze di genere. Qui stiamo confrontando con una metodologia statistica 2 studenti assolutamente identici, con percorsi identici, caratteristiche identiche, l'unica differenza è che uno è un ragazzo e l'altro è una ragazza. Vedete come, quindi stesso percorso scolastico, stesse origini, eccetera, eccetera, stessa età, la probabilità di lavorare in maniera permanente, quindi 6 mesi nell'arco dei 2 anni successivi al diploma, è di 4 punti più elevata per i ragazzi a parità di altre condizioni rispetto alle ragazze, che chiaramente è evidente.
evidenzia, diciamo, un ritardo, se posso dire, culturale del nostro paese, per cui comunque c'è un, come dire, una primazia nelle scelte a vantaggio dei, dei maschi. Idem, ovviamente, la probabilità di trovare un'occupazione coerente col titolo di studio e di avere un contratto permanente, quindi c'è un effetto di genere che è significativo. Idem, c'è un effetto di genere altrettanto significativo sull'origine, quindi cittadinanza italiana o non italiana. Vedete che di nuovo i ragazzi italiani, le ragazze italiane in questo caso, hanno, a parità di tutte altre caratteristiche, una probabilità più elevata di trovare lavoro rispetto ai ragazzi di origine straniera, che pure abbiano seguito esattamente lo stesso percorso di istruzione tecnica o professionale. Veniamo al tema dell'età. Qui è evidente che la regolarità negli studi premia, nel senso che i ragazzi che completano, arrivano al diploma a 19 anni, sono quelli che hanno la probabilità più elevata di trovare occupazione in generale, occupazione, diciamo, stabile nell'arco dei due anni successivi al diploma. Probabilità che scende gradualmente all'inizio e poi più marcatamente quando si arrivano ai 22 anni, che sono chiaramente il segnale di un percorso scolastico più travagliato, più frammentato. Infine, guardiamo un po' dentro, diciamo, l'aggregato tecnico-professionale, quindi di nuovo a parità di caratteristiche dei ragazzi, che è il modo con cui, quindi, stesso voto di maturità che è un indicatore di abilità, stesso età, stesso percorso di studio, eccetera, vedete come chi sostanzialmente ha più probabilità di lavorare in maniera permanente sono i diplomati degli istituti professionali, 41,1%, diciamo, dell'industria artigianato, rispetto sia al tecnico economico, vecchia ragioneria, sia al tecnico industriale, sia al professionale dei servizi. Però le cose si confermano appunto sulla, sulla tipologia di contratto, anche in questo caso sono i diplomati professionali dell'industria artigianato avere più probabilità di avere un contratto permanente, sono anche meno numericamente rispetto a quelli dei servizi, sappiamo, e invece i servizi professionali con curvatura, diciamo, servizi, questo ovviamente ancora è tutto il mondo precedente l'applicazione, diciamo, del recente decreto legislativo, eccetera, hanno più probabilità di trovare un lavoro coerente con, secondo la metodologia che vi ha raccontato Mario, con gli studi fatti. Quindi sostanzialmente c'è un po' di trade-off fra la probabilità di trovare un'occupazione e se quell'occupazione è più o meno coerente con gli studi fatti. Per concludere, diciamo, dove possiamo andare da questi dati di cui abbiamo dato, come dire, una prima rappresentazione? Ovviamente, dicevamo, big data quindi permettono una granularità estrema. Noi, diciamo, questo tipo di analisi sono replicabili a livelli di singola scuola. Per esempio su Eduscopio, per il canale lavoro, ritrovate sostanzialmente indicatori molto simili a livello di singolo indirizzo di studio. Quindi, diciamo, questo è uno strumento pensato per aiutare da un lato le famiglie nella scelta ovviamente della scuola, dall'altro le scuole stesse nel diciamo, valutare sostanzialmente l'efficacia dei percorsi di apprendimento che hanno svolto. Tante cose potremmo valutare nei prossimi anni, una cosa che credo si interessi soprattutto in questa casa è capire in che misura l'alternanza scuola-lavoro influenza e influenzerà, diciamo, quando i ragazzi arriveranno sul mercato del lavoro, le probabilità di trovare occupazione, che è una delle grandi scommesse della legge 107. Io mi fermerei qua e ovviamente per tutte le domande siamo qua. Io li ringrazio, ringrazio voi, loro restano, io però vado via, intanto grazie, perché avete fatto veramente un grande lavoro che grazie. Sarà utile per le nostre scelte. A te, cara fanciulla. Grazie a lei.
ci sono domande che provengono. No. Prego. Forse devi venire qua per un momento. Sì, grazie, possiamo girare. Assessore Valente della Regione Lazio. Chiedo scusa anch'io, anzi intanto ringrazio l'invito Andrea Cavosto, il professore Mezzanzanica e anche il MIUR che ci ospita. E, sono assessore al lavoro, al personale e alle pari opportunità della Regione Lazio e sono ovviamente rimasta folgorata io dagli studi di Andrea Cavosto della Fondazione Agnelli, anche ho chiesto a lui di seguire anche i percorsi del Lazio. E, mi fa molta impressione il divario nord-sud e devo dire anche i dati del Lazio, visto che dai colori non sono, come dire, brillanti. Ciao, grazie. E, bellissima la collaborazione tra ministeri e anche con la Fondazione Agnelli, anche l'ente, ora non mi viene, il CRISP, il CRISP. Ecco, qua ci devono star sedute le regioni in questo tavolo, perché Andrea Cavosto ha fatto il passaggio sulla formazione professionale delle regioni, che tutte le regioni finanziano, e chi più chi meno, però ecco, non è più accettabile avere questa geografia così variabile sui percorsi formativi, è necessario garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità. E soprattutto è necessario, e questo voglio dire è un desiderata, far arrivare a tutte le famiglie questi dati e ai ragazzi, perché io che sono assessore al lavoro reputo che il miglior modo di garantire il diritto al lavoro, quello dell'articolo 4 della Costituzione, sia anche quello di mettere nelle condizioni di fare una scelta consapevole e valorizzare sempre di più l'aspetto professionale e professionalizzante dell'istruzione, perché i dati, ora oggi non se ne parla, ma c'è anche il discorso dell'ITS, no? Che è il tema dei temi, si vince la sfida avendo in tasca anche le competenze raccolte anticipatamente rispetto al giorno del diploma. Mettere il ragazzo il giorno dopo del diploma nelle condizioni di essere pronto per l'uso è il miglior modo per garantirsi il futuro. Ecco, quindi intanto un grazie e un complimenti per questi dati. Quello che il mio non è una domanda, come dire, è un consiglio. Mi fa veramente tanto piacere vedervi qui tutto sullo stesso tavolo. Vi siete messi insieme, avete fatto una cosa meravigliosa. Chiederei appunto di coinvolgere di più le regioni e battere a tappeto la comunicazione, fare arrivare a tutte le famiglie questi dati, perché è importantissimo. Grazie. In realtà sono io che ringrazio Lucia, perché va detto che questo appunto sono dati a livello nazionale. Noi però avevamo già lavorato, Mario ed io, con alcune regioni, in particolare la Regione Lazio è stata estremamente disponibile per fare questa analisi a livello regionale, quindi come dire, ci eravamo fatti le ossa. È chiaro che diciamo il convitato di pietra, sostanzialmente quello un po' mancante in questa analisi, è l'istruzione e la formazione regionale. Non è banale ovviamente fare un confronto di questo tipo includendo gli FP, perché sappiamo benissimo che percorsi, adesso diciamo in applicazione del decreto ovviamente avremo maggiore omogeneità, ma non c'è una perfetta corrispondenza con i professionali di Stato, e soprattutto anche la tipologia degli studenti. Sappiamo che l'IFP in molti casi raccoglie studenti più avanti negli anni di recupero, diciamo sostanzialmente dall'abbandono eccetera eccetera, quindi una tipologia ovviamente non immediatamente confrontabile. Però si possono fare analisi, noi in realtà abbiamo fatto Piemonte e Lombardia a livello, e prossimamente anche il Veneto, a livello regionale, quindi grazie a te essenzialmente, perché tu sei in un certo senso hai fatto la madrina, diciamo, questo tipo di lavoro quando abbiamo fatto sulla Regione Lazio. Certo, diciamo, in un sistema completo vorremmo sicuramente includere le regioni e vorremmo includere anche gli ITS. Qualcuno avrà notato en passant che oggi
diciamo, gli ITS non rientrano sostanzialmente nelle banche dati, così come non rientrano per esempio le AFAM, e quindi sono classificati fra diciamo quelli che ne studiano nel lavoro, quindi allo stesso stregua dei NET, che però non è giusto, nel senso che pur essendo pochi, chiaramente gli ITS hanno un percorso diverso. Poi sul dove deve andare la istruzione terziaria professionalizzante, questo forse è un tema per un altro convegno. Andrea, io vorrei approfittare della presenza dell'assessore per, diciamo, annunciare il fatto che la Regione Lazio è proprio la prima regione che entra su questo tavolo. Lo dico perché nel sistema dell'iscrizione online a cui loro partecipano forniremo la possibilità di proseguire con il mantenere gli iscritti nella nostra anagrafe e quindi poi seguirli nel percorso. Quindi sono molto contenta, insomma, di questo intervento perché, diciamo, il Lazio è proprio la prima regione che entra a far parte del nuovo sistema che tutti sanno nascere dal decreto legislativo 76 che ha previsto il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti e in questo caso noi siamo riusciti a colloquiare con loro in un modo così costruttivo che ci consentirà appunto a partire proprio dopo queste iscrizioni di seguire tutti gli studenti e poi appunto di effettuare tutte le analisi. Quindi per quanto riguarda il Lazio noi possiamo considerarlo un campo di analisi completamente aperto. Mi riaggancio a questo anche per, visto che stiamo dicendo che questo è un sistema unico in Europa, perché probabilmente su questo non è stato dato particolare rilievo, ma effettivamente, diciamo, si tratta di un incrocio di banche dati consistenti per la loro, diciamo, per la loro numerosità di soggetti inclusi e che quindi poi porta a delle riflessioni di questo genere e che vanno a colmare quel gap informativo che oggi invece si avvale solamente di indagini campionarie. In questo caso invece noi siamo riusciti a costruire questo sistema di tipo censuario. Quello che manca, l'ulteriore step, lo diciamo prima con Grazia, è il settore del lavoro autonomo, che nel caso dei diplomati è irrilevante, possiamo considerarlo così, però nell'avvenire, quando, diciamo, questa analisi verrà effettuata anche sui laureati, ci potrebbe consentire di capire ancora più approfonditamente quelli che sono i percorsi nel mondo del lavoro professionale, no? Cioè quindi delle casse degli autonomi, che come sappiamo essere gestito dal casellario centrale degli attivi dell'INPS. Quindi è quel mondo che manca per completare poi tutto il quadro informativo, che però del resto sui diplomati, insomma, mi sento di dire che non è così rilevante, insomma, come fenomeno. Ringrazio l'assessore per questo intervento che ha fatto e che ci ha consentito di annunciare questo passo avanti fondamentale che stiamo portando avanti con loro. Dire una cosa che è molto interessante anche il fatto che se si dà continuità a questo lavoro, noi oggi abbiamo fatto fino a 2 anni, ma sapete che, come dicevamo prima, sono finestre mobili. È molto interessante poterli seguire nel tempo. Noi non stiamo seguendo una corte e facendo un confronto come si fa in tanti casi, stiamo seguendo le popolazioni. Questo ci può dare delle indicazioni estremamente rilevanti nel tempo. Sono perfettamente d'accordo e anche con Grazia, diciamo, che oltre, diciamo, a quello che può essere il risultato di questo progetto e che viene appunto diffuso attraverso questo rapporto, l'idea potrebbe essere quella anche di fornire, diciamo, all'esterno una sorta di focus, di notiziario periodico che aggiorna determinati indicatori e che si può ripetere appunto con cadenza trimestrale, semestrale, vedremo come. Però è intenzione nostra di valorizzare ancora di più questo patrimonio informativo che, vi ripeto, diciamo, io ricevo quotidianamente telefonate per capire da parte di università, giornalisti, che si vogliono indagare i percorsi degli studenti, dei diplomati e dei laureati. Questo è il primo risultato, il primo esempio, diciamo, che oggi viene diffuso.
proprio per quello che dicevo prima, che il sistema delle comunicazioni obbligatorie è un sistema dinamico che registra il momento in cui avviene il fenomeno, lo cattura, le trasformazioni, le proroghe, riesce, se messa a sistema, diciamo l'incrocio, riesce veramente a seguire l'ex studente nel suo percorso lavorativo, anche di ingressi, ci dà, l'abbiamo visto da questi primi dati, ci dà la dinamicità, solo che ce la dà ovviamente in 2 anni di osservazione. Seguito ci può veramente dare delle informazioni molto importanti. Ora Lucia, l'assessore, se ne è andata, però mi premeva dire una cosa, ma tanto ce lo siamo detti un sacco di volte. Una cosa importante è che a monte di questo tipo di attività, e l'abbiamo visto incrociando le informazioni, è la bontà dell'informazione, la qualità dell'informazione. Quindi anche nel lavoro nostro di tenuta delle banche dati ci deve essere una maniacalità, secondo me, nella qualità del dato. E lo dico perché poi questa cosa sarà sempre più, tra virgolette, complessa man mano che noi aggiungiamo informazioni. Quindi quella della qualità del dato è una cosa importante, e non è necessario, ed è in questa fase è importante, a parte l'apporto degli istituti scientifici, anche e soprattutto, lo dico a noi, istituzioni, di coloro che conoscono i fenomeni, perché a volte guardando il fenomeno ci si accorge che ci sono delle distorsioni in quelle informazioni. Quindi quest'altra, ci tenevo a dire, perché è un'attività che in questi 10 anni, poi ora penso che con Gianna la prima volta due o tre anni fa abbiamo iniziato a incrociare queste informazioni, ci si accorge subito se ci sono dei fenomeni che non vanno. Quindi la tenuta del dato è una cosa fondamentale che bisogna tenere in considerazione. Fano, no, è una opportunità straordinaria questa indagine, devo dire molto importante, anche il fatto che sia un... Devo dire che anche quello che avete detto oggi, che è l'inizio di un processo continuo, è veramente, apre una serie di prospettive. Ho trovato, per esempio, interessanti alcune analisi specifiche sull'impatto dei provvedimenti normativi. Non so se avete in mente anche di avere un modello più completo, l'impatto della situazione economica, le variazioni anche a livello provinciale credo siano interessantissime. Penso che nel rapporto poi abbiate anche i dati dettagliati a livello di province, che dimostrano, come è stato detto, poi delle enormi discrepanze, per cui come al solito il dato nazionale non dice più di tanto, insomma, in questo campo come in tanti altri. E devo dire sì, ci sono delle possibilità, io intravedo delle possibilità di incrocio veramente enormi, insomma. Poi un altro aspetto, voglio dire, è questo aspetto della qualità del dato che avete trattato ambedue. Credo che, insomma, c'è questa gerarchia tra il dato statistico, che ovviamente è un dato corroborato, che passa attraverso gli istituti di statistica. Però, professore Mezzanzani, il big data poi si segmenta tra open data e big data, no? Perché il sistema, qui veramente stiamo parlando di un sistema di open data, dove la possibilità di avvicinare, mi riallaccio a quello che diceva Grazia Strano, l'open data a un sistema statistico vero e proprio mi sembra interessantissimo fenomeno. Dopodiché si apre il tema del resto dei big data, dove forse il terreno è più scivoloso, ma dove i costi sono alti e le tentazioni anche sono tante. Grazie. È un percorso solo affascinante, secondo me, di sviluppo, perché quello che si può ottenere oggi rispetto a quello che si riusciva a fare
per diversi aspetti che sono stati introdotti sia a livello tecnologico sia a livello di disponibilità, di digitalizzazione del dato e quant'altro, offre solo la possibilità di migliorare la capacità di conoscere. Certo, c'è un problema enorme di qualità che vanno affrontati, ma la disponibilità di questo dato già rende la possibilità di osservare un fenomeno con una puntualità che fino a pochi tempi fa non era possibile. Questo aiuta molto a far diventare il dato, come si dice, qualcosa di supporto vero alle decisioni. E rispetto alla prima domanda di Daniele, è chiaro che questo tipo di dati hanno ovviamente informazioni, come dicevamo, estremamente granulari, ma ti permettono, abbiamo fatto un esempio, anche di valutare le politiche. È chiaro che, per esempio, per capire cosa succede al Jobs Act, idealmente vorremmo avere, come dicevamo, questa è una finestra mobile, almeno altri due coorti di cose per capire effettivamente quanto poi, per esempio, cosa è successo quando è stata dimezzata la decontribuzione, eccetera, cioè con quei tipi di analisi, per cui noi, come dire, abbiamo potuto aprire un piccolo pertugio su un periodo di tempo molto limitato che riguardava al massimo 20 mesi di una corte, però man mano che, come dire, allunghi la finestra, allarghi la finestra, sostanzialmente puoi fare analisi molto più sofisticate che tengono conto non solo dei cambiamenti normativi, ma anche ad esempio del ciclo, l'impatto del ciclo economico e del mercato del lavoro anche a livello locale, eccetera. È chiaro che con dati così ampi puoi fare teoricamente tantissimi tipi di analisi molto 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 interessanti. Quindi sì, la risposta è sicuramente sono dati molto utili anche per la parte delle politiche scolastiche del lavoro. Bisogna allungare la serie storica per migliorare queste potenzialità. Questo è... Giuseppe Pennisi, noto economista, sì, allora lì devi aprire, però devi includere l'IMSS, perché le comunicazioni obbligatorie ovviamente ti dicono come dire, l'accensione e la chiusura del rapporto di lavoro, i dati lato MIUR non hanno informazioni, sarebbe l'unico che ti... Gli unici due banche dati che ti potrebbero dare informazioni, diciamo, sui salari, quindi sul rendimento dei diversi canali di istruzione, che è un dibattito assolutamente cruciale per capire anche, diciamo, la convenienza a intraprendere un indirizzo anziché un altro, studiare o non studiare, cosa studiare, eccetera, sono o l'INPS o l'Agenzia delle Entrate, perché chiaramente sono le uniche due fonti. L'Agenzia delle Entrate, però c'è un dato che non è mai stato osservato, quindi lo dico nel senso che non è stato mai lavorato, quindi qualitativamente non so, ma c'è un dato nelle comunicazioni obbligatorie: il datore di lavoro deve inserire o il contratto collettivo applicato e l'inquadramento o in mancanza la retribuzione, quindi qualcosina si può osservare. Non ci abbiamo mai messo l'occhio, però magari incrociandolo con altre informazioni si riesce a raffinare, però quel dato esiste nelle comunicazioni obbligatorie. Quindi o il minimo sostanzialmente di data contratto oppure la retribuzione è un dato effettiva. L'unica cosa che abbiamo osservato, perché vi posso dire che mi sembra il 75% dei dati viene indicata la retribuzione, non il contratto collettivo applicato.
importante, molto importante. Sì, diciamo, no, il dibattito è molto importante. C'è un'evidenza, un lavoro fatto da Piero Cipollone e Cingano della Banca d'Italia che stima rendimenti molto elevati, cioè superiori all'8%, che peraltro sono anche quelli che stima l'OCSE in educazione. Sì, 10 anni e tra l'altro appunto con una serie di assunzioni, eccetera. Uno studio, il punto è che appunto sono, per esempio, per quel che riguarda, qui stiamo passando al campo universitario, per esempio, sono i rendimenti delle lauree vecchio ordinamento, quindi non abbiamo ancora i rendimenti post riforma 3+2 che probabilmente in qualche misura possono avere modificato, diciamo, il rendimento di ogni anno di istruzione. Poi naturalmente c'è il problema aggiuntivo e significativo, che è un po' di queste tutte banche dati, che tu misuri il rendimento di chi ha terminato il percorso di studio. Cioè che quindi sostanzialmente 600, come sappiamo, si immatricolano e in realtà meno di 50 si laureano, e assumiamo che quei 50 che completano il percorso siano, come dire, più motivati, più abili, eccetera, quindi tende a sovrastimare un pochino il rendimento della laurea. Quindi idealmente uno dovrebbe cercare di misurare, come dire, quanto ogni anno di studio in più ti porta in termini di retribuzione, che oggi, diciamo, non siamo in grado di fare. Idem, adesso magari diamo un'occhiata a queste informazioni. Certo, sulle retribuzioni è sempre delicato, perché sappiamo che per esempio Alma Laurea riporta i dati autodichiarati dai laureati, per esempio. Però sappiamo che il 50%, abbiamo una non risposta del 50%, e gli altri, come dire, come tutti i dati sui redditi autodichiarati, sono sempre da prendere con un'ampia pinza. Quindi bisognerebbe effettivamente arrivare a dei dati certificabili, quindi non a rischio di, come dire, taroccamento in qualche modo. Bene, io direi che oggi è stata una giornata molto proficua in termini di confronto. Io penso che possiamo considerarci molto soddisfatti dei risultati e della collaborazione che è già iniziata, ma che proseguiremo senz'altro. Ringrazio tutti voi per essere stati qui. Grazie.